Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovissimo video di NBA. Bentornati nelle mie considerazioni barra post match, barra post gara, post partita, chiamate come volete di Toronto-Philadelphia. Mi sono guardato la partita, ragazzi, non vi prometto niente, ma potrei portarvi Nuggets Warriors dopo. Fatto sta che com'è finita? È finita 112-97, si sta concludendo, mancano 3 minuti, ma sto già iniziando a fare il video così. Ciò che ho visto me lo ricordo. Comunque, Philadelphia che domina e stradomina, si rilassa nel quarto quarto, fa un primo quarto. Giustamente, ragazzi, nell'NBA dobbiamo capire tutti, non è che, almeno nell'NBA, la maggior parte delle volte c'è il primo quarto che tipo è un punto di distacco, magari è davanti una, poi perde i 10.000 punti, però magari vince il primo quarto, vince tra virgolette, fa più punti, infatti è stato così, Raptors 33-32 contro i Philadelphia, che poi hanno fatto un secondo quarto e un terzo quarto mostruosi, fanno 19 punti in tutti e due i Toronto, mentre invece loro fanno 35-28. Altra doppia, doppia per Joel Embiid, ed è veramente clamoroso, un dato che ho appena scoperto, ovvero che praticamente più di una volta su tre delle partite Joel Embiid finiva in doppia doppia con più di 10 rimbalzi e di 30 punti, è veramente pazzesco. Joel Embiid che poi si è anche mezzo riposato nel secondo quarto, tipo si è riposato praticamente per tutto il quarto forse, non me lo ricordo, però mi sembra almeno 6 minuti, 6, 7, 8 minuti, sì, mi sembra che si è riposato tutto il quarto, quindi anche si diceva forse possibile infortunio, niente. Comunque nell'ultimo quarto i Toronto assolutamente, i Philadelphia si rilassano, i Toronto cercano di fare un'impresa che sapevamo già che non potesse arrivare, siamo arrivati a long, come si può dire, massimi vantaggi, ecco, lo volevo dire a British di 30, no, 40 punti, ma vicini ai 30 punti per i Philadelphia 76ers, che alla fine fanno una buona gara. Mi sono piaciuti. Ecco, mi è piaciuto magari Siakam, che ha fatto ok 20 punti, ma vi vorrei ricordare che la fase realizzativa non è l'unica cosa che interessa dell'NBA. I Raptors sappiamo più o meno come sono, sappiamo più o meno come sono, perché? Perché sono una squadra fisica. Sappiamo che. Allora, io non concordo con queste affermazioni, mi dissocio, perché io assolutamente non concordo. Ma si dice che la miglior fa difesa faccia il meglio dell'NBA, cioè tu vinci grazie a una buona difesa. Io non concordo assolutamente, perché per quanto mi riguarda, se non è una fase realizzativa concreta e costante, non lo vedo così. Ad esempio, Miami Heat ha una buona difesa magari, ma non ha di certo una fase realizzativa costante. Jimmy Butler, Adebayo, anche tanti altri sono affidabili? No, ora come ora ti direi come squadre in cui proprio c'è un top scorer di cui fidarsi sono ad esempio i Sixers, con gli Joel Embiid, Nuggets con Nikola Jokic, volendo anche Mavs con Doncic, che almeno i 15-20 punti a partita te li mette sicuro, ma posso andare avanti qua per tutto il tempo. Vabbè, i Lakers non posso considerarli perché, vabbè, LeBron, gli Hawks a volte quando è in forma, Trae Young, ma ci sono alcune squadre che non ce l'hanno questo. Ad esempio i Bulls, per quanto mi riguarda, i Bulls per me non ce l'hanno, Chicago non ce li hanno perché c'è magari una volta Lavin, una volta Vucevic, una volta DeRozan, e per me non hanno un vero e proprio, perché poi abbiamo visto, ragazzi, Chicago secondo me potrebbe uscire in quattro gare, fanno esperienza, perché oggettivamente fanno esperienza, sappiamo Chicago viene da un periodaccio degli ultimi 4 anni, non mi ricordo, ma più o meno si sono qualificati tipo una volta ai playoff, alla post-season, e quindi anche quello è di certo una delle migliori cose. Il fatto sta che fanno esperienza per l'anno prossimo. Erano partiti a bomba. Io mi ricordo che erano primi nella loro conference a metà stagione, a metà regular season, poi hanno iniziato un lento calo che li ha portati addirittura a diventare la sesta pedina. Quindi addirittura sono arrivati ai sesti e hanno rischiato anche il posto dei playoff, ma secondo me, ragazzi, se dovessimo fare, mettiamo, allora, non mi piace fare un paragone col calcio, ma
nel calcio sappiamo che c'è il girone d'andata e il girone di ritorno. Ecco, dividiamo l'NBA in due parti, prime 41 gare e seconde 41 gare. Miglior squadre della prima parte di stagione, della prima metà di regular season sono assolutamente i Chicago Bulls. Assolutamente squadra di rivelazione, ma il premio di squadra di rivelazione per quanto mi riguarda non si toglie perché hanno fatto un'ottima stagione, un'ottima, anzi, regular season, mentre invece una seconda parte di stagione potremmo darlo ai premio della miglior squadra Celtic, ma in quel momento, ma anche ai Suns che hanno fatto una grandissima stagione. E anche rivelazione oggettivamente i Celtic, perché sapevano che volendo potevano essere delle grandi, fare molto bene, però non mi aspettavo così di botto, ragazzi, non me lo aspettavo onestamente. I Philadelphia che hanno vinto 112 a 97, i Raptors, ve lo stavo dicendo, sono una squadra prettamente difensiva, prettamente molto fisica, infatti come hanno vinto l'NBA nel 2019 l'hanno vinta nel modo fisico, ce lo ricordiamo, infortuni anche di Kevin Durant, non mi ricordo, forse anche di Klay Thompson, fatto sta che questa volta la miglior difesa, forse una delle migliori difese, quella più fisica senza alcun dubbio dell'NBA non ha vinto. C'è stata una grande gara, una grande affermazione dei Sixers che hanno vinto. Adesso siamo alla fine, è finita qua la gara ormai 6 e 9, 97 a 112. Fatto sta che adesso dopo magari vi porto, non lo so, potrei portarvi Nuggets, potrei portarvi anche un post di ciò che ho visto in Nets Celtics, ultimo possesso per i Raptors. Fatto sta che non c'è stata, ragazzi, storia, Philadelphia che dominano dal secondo quarto in poi, perché non hanno fatto oggettivamente niente. C'è stata, ragazzi, anche una grandissima prestazione da parte di Maxey, che ha fatto un'ottima prestazione, non solo in fase realizzativa. Ecco, se dovessi dare forse un flop, assolutamente lo darei a James Harden, una sola tripla, che non è da James Harden, 14 punti. James Harden è un grande giocatore, oggettivamente. Sappiamo essere forse insieme a Stephen Curry e qualcun altro, perché andando a vedere la storia NBA del basket, dagli anni 50 in poi c'è stata una grandissima evoluzione. Negli anni 90 fino al 2005 tipo si puntava più al mid-range, al tiro dalla media distanza, al tiro da due. Prima ancora si puntava di più ai sottomano, poi c'è stata anche negli anni 80, 85 e 95, magari anche 2000, l'era in cui si andava sempre praticamente a schiacciare, mentre invece in questo momento siamo nell'era in cui si punta principalmente al tiro e altri punti. Prima si andava sempre di più a puntare ai tiri liberi, che sono stati anche qua una chiave determinante dei Philadelphia, che hanno vinto anche oggettivamente per i tiri liberi. Comunque queste erano le mie affermazioni che ho su Sixers Raptors. Comunque noi ci vediamo, vi invito anche a seguirmi su TikTok. Ciao!